Da quando la Lombardia è entrata in zona rossa, i negozi di abbigliamento hanno dovuto abbassare le saracinesche, con loro inevitabilmente anche gli ambulanti del settore vestiario presenti nei mercati milanesi. Oggi dunque scendono in piazza per chiedere o un lockdown per tutti o una vera programmazione per organizzare il lavoro, che a detta loro ad oggi è senza prospettive. Come state? Stiamo chiusi e questo ci fa male, anche perché secondo il mio parere queste chiusure non sono servite a niente, perché dall'anno scorso a quest'anno siamo nella stessa situazione, siamo ancora rossi, sono sempre chiuse le stesse attività, perciò vuol dire che questo hanno sbagliato qualcosa secondo noi. Se volessero fare un lockdown vero lo facessero, ma che sia un lockdown dove tutti stiamo chiusi, come lavorano loro dovremmo lavorare tutti, perché stiamo all'aperto, perciò i contagi dovrebbero essere meno. A me sembra giusto che lavorino loro, ma lavoriamo tutti. Non c'è prospettiva, non c'è futuro, anche nella compra. Io vendo scarpe, io compro l'estate per l'inverno, l'inverno per l'estate. Non so cosa fare domani. Noi non abbiamo da chiedere elemosina a nessuno. L'unica cosa che chiediamo è lavorare e poter programmare il nostro lavoro. E i cittadini milanesi si schierano a favore degli ambulanti, che da settimane ormai sono chiusi. Secondo voi è giusto che gli ambulanti del settore vestiario non possano vendere? Stavo parlando con lei, dico, ma scusi, allora, questi qui non hanno il virus e quelli di là sì? Tenendo le regole, dovrebbe essere, anche loro avrebbero diritto di mettere giù la loro merce. Secondo lei è giusto che lei adesso sta lavorando, sta mettendo in mostra la propria merce e il settore degli ambulanti del vestiario non lo può fare? Non è giusto, non è giusto. Perché l'Italia deve essere unita per tutti. Io dico sempre, lo sciopero non bisogna fare a pezzettini, lo sciopero bisogna fare generale, dai supermercati, centri commerciali, tutto quanto. Cioè l'Italia deve essere chiusa dappertutto,